Ladies and gentlemen, authorities, dear friends, dear students, thank you for being here today. The opening ceremony of the academic year is taking place in presence, 2 years that has profoundly changed the perspective of our society. The challenges ahead of us, pandemia, climate transition, digital transition, are deeply interconnected. They will affect the future of our society and the future of the next generation. Health is one of the most important determinants of our societies, but the social contract in health is under pressure by the triple forces of aging, technology, and cost containment. How to meet the population rising expectations while maintaining universal and equitable access to care? Humanity's aspiration is to be a loyal and strategic partner of our community and governments in finding solutions, mixing vision and a strong sense of action, connecting ideas to practice. But now, I will move it to Italian to better share some consideration with our Italian friends. Cari amici, grazie di essere qui. Parlavo di connettere idee con l'azione. 2 anni fa presentavamo l'iniziativa insieme al Politecnico di Milano di questa che è una prima mondiale, una laurea in 6 anni in medicina con sostanzialmente un double degree in ingegneria. E direi che nello stile di Humanitas questa idea si accompagna oggi con la realizzazione di una casa comune, l'edificio che voi avete visto, ed è un edificio in cui avremo start-up, laboratori, studenti, insegnanti che si uniscono al grande tetto che rappresenta Humanitas. Sotto questo grande tetto si riuniscono migliaia ormai di ricercatori, studenti, manager, clinici che lavorano insieme. Io dico sempre che questo grande tetto, questi leading hospital, teaching research hospital, sono le cattedrali della cultura medica. Sono le cattedrali anche di una cultura sociale che si proietta verso il futuro. Devo dire che questo edificio rappresenta per noi anche un grande achievement culturale. Il gruppo Techin, con le sue 70.000 persone, unisce ingegneria, industria e ora clinica. Per la prima volta noi abbiamo in questo edificio questa specie di compenetrazione di ingegneria, industria e clinica. Noi speriamo di poter intitolare questo edificio, questo Innovation Building, a Roberto Rocca, mio padre, che ha preso in MIT il PhD nel 48, è stato uno dei primi italiani ad andare all'epoca, e è rimasto in MIT per insegnare scienze metallurgiche per 4 anni circa. Quindi l'obiettivo nostro è di ricordare anche attraverso questo edificio questa unione fra accademia e passione industriale che secondo me dovrebbe unire tutto il nostro paese. Ma il nostro primo pensiero va a chi ha sofferto con noi il Covid nei nostri ospedali, soprattutto alle persone che si sono occupati di loro e che oggi si trovano nuovamente col senso di incertezza su quello che li aspetta in questo momento. Noi abbiamo curato circa 6.197 persone, ma quello che è stato importante in questo periodo, abbiamo realizzato in 12 settimane l'Emergency Hospital, che ha consentito di trattare i pazienti Covid e liberare l'ospedale per le cure di chi ancora aveva bisogno di cure. 12 settimane per un investimento di queste dimensioni per realizzare un bell'ospedale, dove la gente che è passata si è trovata ben assistita. E dobbiamo ricordare che tutto il nostro mondo infermieristico ha rappresentato le famiglie di queste persone che si sono ammalate, perché non potevano accedere i propri parenti. Quindi il capitale sociale che ha mostrato l'Italia, che ha mostrato la Lombardia, ma ha mostrato l'Italia in generale, è un capitale su cui il Paese non può che ottimisticamente costruire. Disponiamo di un eccezionale capitale sociale, dobbiamo dargli uno sbocco organizzativo in linea con le capacità umane e di competenza della gente che ha lavorato con noi. Ma vogliamo anche ricordare
la capacità di reagire. La capacità di reagire è stata della scienza e dell'economia. Noi dobbiamo ringraziare i vaccini che ci hanno creato le difese con cui noi oggi siamo qui, siamo qui per festeggiare il nostro ospite, dottoressa Caricò, ma anche le enormi politiche di supporto a famiglie e imprese che sono state messe in atto nel mondo. I fondi che sono stati messi in atto sono enormi. Solo vedevo dei dati recenti negli Stati Uniti, 600 milioni dedicati ai temi della sanità in quest'ultimo periodo. Pfizer ha ricevuto 11 miliardi, Moderna 10 miliardi, questo è dal bilancio dello Stato americano che ha pubblicato recentemente. Questo vi dà un'idea di qual è lo sforzo solo nelle scienze della vita che è in corso in questo momento. Noi in questo momento siamo riuniti in quello che è il centro vaccinale. Ieri, l'altro ieri, qui c'erano i booth con cui vaccinavamo le persone. Questo ci dà l'idea del nostro senso dell'azione. Abbiamo trasformato questo spazio, che era stato trasformato come centro vaccinale, e nuovamente l'abbiamo trasformato in un altro, e dopodomani sarà nuovamente uno spazio vaccinale. Abbiamo vaccinato nel nostro gruppo più di 500.000 persone, mostrando come questo rapporto pubblico-privato sia veramente un rapporto di una collaborazione profonda. Il riconoscimento di questo sforzo scientifico è proprio rappresentato oggi qui dalla dottoressa Caricò. Ma direi che come protagonista di questa stagione non solo ha cambiato quello che è l'approccio con i vaccini, ma è profondamente cambiato il ruolo di tutti i protagonisti della sanità, che si tratti di enti regolatori, sistemi di approvazione dei nuovi farmaci, i trials. Tutto il metodo con cui noi avanzavamo fra scienza, innovazione e portare al letto del malato è stato profondamente rivisto e rivalutato nel corso di questo periodo. E quindi noi dobbiamo ringraziare questo sforzo colossale che è stato fatto in particolare da alcune grandi personalità nel campo dei vaccini, ma perché ci sta cambiando profondamente nel rapporto che ci sarà nelle scienze della vita fra scienza, ricerca, innovazione e applicazione al letto del paziente. Stiamo assistendo, vi dicevo prima, a un cambiamento epocale. Io ritengo che noi siamo in un cambiamento che ricorda la stessa portata di quello che abbiamo avuto nella rivoluzione industriale. La concomitanza di pandemia, di transizione digitale e di transizione digitale ha peso e caratteristiche assolutamente straordinarie. Se da un lato ha rafforzato la coesione continentale, cioè l'Europa in fondo ha battuto un colpo in questa fase, ha rafforzato, direi, quella continentale, non ha rafforzato quello che è la collaborazione mondiale dal punto di vista dell'evoluzione che stiamo assistendo. Noi stiamo assistendo ad una geolocalizzazione sempre più forte, alla rinascita di protezionismi. Stiamo in Europa parlando e vengo da Bilbao, dove abbiamo avuto una riunione con Timmermans e con von der Leyen. Stiamo parlando di una strategic autonomy, un'indipendenza strategica nelle supply chain, perché quello che ci è successo in questo periodo è stato un senso di insicurezza, di debolezza delle catene di produzione. Ma vorrei soltanto accennarvi un istante, perché ha un riferimento e avrà un impatto anche sul settore delle scienze della vita, visto proprio il ruolo che un gruppo come il nostro, attivo nella siderurgia e nel petrolio, ha nel campo della transizione energetica. L'energia fossile ha trascinato il mondo fuori dalla povertà. Quando noi andiamo a vedere nella rivoluzione industriale, nei paesi periferici, che cosa fa? Rende indipendenti dalla natura e ci consente di prendere in mano il nostro destino, è stato sicuramente l'energia. Ora parliamo di una totale rivoluzione. Noi dobbiamo mettere a terra qualcosa che è epocale, che non si è mai visto. I rischi enormi, ne parlavamo a livello europeo proprio il weekend scorso, sono gli errori di sincronizzazione. Perché se noi procediamo a livello globale di stati,
o se procediamo a livello di singoli interventi tecnologici in modo non sincronizzato, nascono colli di bottiglia in tutto il sistema in modo frenetico e già ne vediamo le conseguenze. Se noi avremo macchine elettriche ma non avremo distribuzione di energia elettrica, non avremo produzione di energia elettrica green, si creano delle tensioni fortissime. Noi abbiamo visto chiudere centrali nucleari in Germania e fare il picco dei consumi di carbone in Germania o in questo momento anche in Cina. Abbiamo visto i prezzi dell'energia andare alle stelle. Ma io cito questo tema che riguarda anche il settore delle scienze della vita, perché non è chiaro chi pagherà la transizione. E se non abbiamo chiaro se sono i cittadini, gli stati, i produttori, questo creerà delle pressioni sui bilanci, creerà delle distribuzioni di un problema di cui ancora non abbiamo idea. E se sbagliamo la sincronizzazione, rischiamo di avere dei movimenti politici contrari che possono veramente revertire quello che è una necessità assoluta del mondo, quello di affrontare il tema della neutralità climatica. L'iniezione di liquidità ha spostato il tema più in là, ma il problema c'è e il problema resta nelle nostre responsabilità. E qui vorrei dire che esiste una particolarissima responsabilità italiana. L'Italia è un pezzo fondamentale dell'Europa. Senza un'Italia viva, produttiva, competitiva, l'Europa subisce un gravissimo e chiaro inciampo. Ma la responsabilità italiana è di usare questi fondi per cambiarsi e cambiare profondamente quello che è il suo quadro di riferimento. Vorrei soltanto fare per noi un ricordo e una memoria di da dove veniamo come Italia e cosa dovremmo cambiare. La curva blu è la curva in cui si vede la crescita della produttività nell'ambito dei paesi del G7. Voi vedete che l'Italia è rimasta piatta dal 98 ad oggi. Questo è quello che noi dobbiamo cambiare. Questo è quello che il Next Generation ci deve far cambiare. Se noi non investiamo in modo tale da cambiare questa equazione, anche le scienze della vita pagheranno un prezzo, perché non ci saranno i mezzi per gestire un welfare e per gestire la transizione energetica. Ma vorrei farvi vedere una seconda slide a cui partire, che ci dice questo è l'andamento del reddito per capite in Italia e in Spagna. Vedete come la Spagna ha fatto rispetto a noi molto bene. Noi non possiamo dimenticare questi punti di partenza, anche perché le risorse che ha messo a disposizione l'Europa sono chiaramente legate a riforme che ci consentono di cambiare il ritmo della nostra azione economica, ma anche alla capacità di attrarre capitali privati per risolvere problemi pubblici. E quindi su questo io insisto particolarmente, perché il rischio che l'interpretazione è un'interpretazione di big government, di un governo più grande, che va a risolvere i problemi che ci sono per il mondo, senza una partecipazione privata, senza il richiamo dei privati, senza le energie dei privati, secondo me falliremo e ci troveremo in una condizione persino peggiore, se sbagliamo le cose, perché fortemente indebitati e senza aver toccato i problemi che sono alla base del nostro settore. Il settore delle scienze della vita, come vi dicevo, è sottoposto a una triplice pressione: invecchiamento, tecnologia, risorse scarse. Anche se oggi possiamo pensare di avere più risorse del passato, le risorse rimarranno scarse. Ma ha anche una responsabilità enorme il settore delle scienze della vita, perché è uno delle componenti industriali principali, pensate agli Stati Uniti al 20% del suo prodotto lordo. Cioè le opportunità, le occasioni, l'innovazione, l'industria, la ricerca, come può diventare un motore dell'economia, è un tema che a noi sembra rilevantissimo. Vorrei però farvi vedere una slide che a me interessa molto e so che andrebbe più profondamente spiegata, che fa vedere come... aspettate che c'era prima una slide che era di un certo interesse... c'era una slide, ecco, questa è una slide che fa vedere il debito pubblico italiano. Voi vedete la linea di crescita del debito pubblico italiano, questa è la preoccupazione che volevo darvi del fatto di spendere bene questi soldi che andiamo a spendere. Voi vedete la crescita del debito e i programmi dei governi, che sono quelle righe
tutti i governi che hanno fatto programmi di rientro da questa crescita incontrollata del debito, e si vede come ci sia un'enorme difficoltà fra le promesse e i desideri di contenimento e quello che è successo veramente. Ecco, io dico e penso che noi abbiamo una responsabilità, noi qui in Humanitas, noi come industriali, noi come paese, dobbiamo cambiare queste cose. Se noi sbagliamo le mosse e non cambiamo queste cose, noi non faremo il nostro mestiere. Andando avanti e vedendo invece la slide successiva, ecco, questa è la sfida che noi abbiamo, una sfida che mi piace condividere con voi, perché mi sembra di un interesse enorme per quanto riguarda il mestiere che noi facciamo. La speranza di vita a 65 anni delle persone è andata crescendo in modo stabile dall'89 al 2013. Negli ultimi anni non riusciamo più a far crescere la speranza di vita sopra i 65 anni. Qual è la spiegazione che c'è dietro questo? Qual è il modo con cui noi possiamo affrontare questo argomento? È un problema di distribuzione sul territorio della medicina? È un problema della tecnologia che migliora le condizioni di popolazioni piccole in percentuale sulla quantità? È un problema di accesso alle cure? Noi su questo ci sentiamo particolarmente impegnati, perché io sono convinto che una parte di questo, e poca ricerca si fa sul delivery delle cure e non solo sulla innovazione e su altre cose. Noi possiamo avere un'ottima innovazione, ma se non abbiamo delivery delle cure al letto o alle case dei nostri cittadini, noi abbiamo fenomeni di questo genere. E questo pone alla scienza e direi all'economia e al management una sfida assolutamente reale. Noi pensiamo, proprio come vi dicevo prima, perché questa è una comunità, sotto cui tetto ci sono tante persone che pensano a queste problematiche e si chiedono come contribuire a queste problematiche, ricercatori, scienziati e clinici, noi pensiamo di poter giocare un ruolo. In questo momento che tensione viviamo all'interno di un gruppo come Humanitas? Da una parte noi abbiamo una crescita drammatica del pronto soccorso. Noi non riusciamo a tenere a bada questa crescita, che deriva molto da un flight to quality. Le persone vanno a dove pensano di essere curate meglio o trattate meglio. Questo è un problema grandissimo per i pronti soccorsi, perché nei limiti in cui noi diamo un buon servizio, più gente affluisce al nostro pronto soccorso. E non possiamo rispondere dicendo riduciamo la qualità delle cure. Se questo è il quadro, noi dobbiamo, come ospedale e come il nostro, essere partner strategici e non separati della medicina del territorio. Noi vogliamo giocare una partita da questo punto di vista, non vogliamo stare a guardare, ma questo richiede cambiare dei meccanismi. Noi vogliamo collaborare a ridisegnare il sistema di distribuzione della cura sul territorio. Perché? Perché conosciamo benissimo le persone che arrivano qua. Le vediamo arrivare al pronto soccorso, conosciamo la crisi delle famiglie. Conosciamo il fatto che non hanno dove mettere le persone in difficoltà e conosciamo anche che fanno fatica a trovare dove passare gli ultimi giorni della propria vita perché non ci sono hospice. E quando uno fa un'inchiesta e chiede dove vorreste passare gli ultimi giorni, tutti dicono non negli ospedali. Questa è la sfida sociale che noi abbiamo davanti. Quindi noi siamo grandi prenditori di cura del territorio, ma nello stesso tempo noi siamo quelli che devono dare delle cure personalizzate, scientifiche, di massimo livello. Una delle domande che io faccio sempre alla mia gente è: manderesti tuo figlio all'Humanitas per quella patologia grave? Quindi dobbiamo essere in grado di dare tutto questo. Ma qui noi dobbiamo anche filosoficamente riflettere su aspettative dell'uomo rispetto alla sua finitezza. Cioè, noi in questo siamo, io dicevo, le vestali tecnologiche dell'immortalità delle persone. Ci viene chiesto il rifiuto della finitezza e ci viene chiesto delle cure che ti consentano di superare qualunque cosa. Queste sono pressioni che agiscono sul bene, sono pressioni profondamente umane, sociali, filosofiche, che fanno a capo con quello che è l'evoluzione del mondo. Ecco, esistono legami fortissimi fra questo settore della qualità assoluta scientifica e le cure del territorio, in prevenzione, in markers, in capacità di gestire la telemedicina. Separarli, secondo me, e non collaborare insieme, produrrebbe degli errori molto grandi.
Provate a immaginare soltanto, noi lo stiamo facendo in un piano strategico di Humanitas 2030, cosa vuol dire quando si va verso la medicina personalizzata non gestire 650 prodotti che sono i nostri servizi, ma gestire 10.000, 12.000 processi che sono quelli della medicina personalizzata. Quali meccanismi organizzativi, quale necessità di management, quale supporto della digitalizzazione? Come facciamo a gestire una problematica del genere? È concreta, è quella che ci aspetta e che abbiamo davanti nel nostro futuro. Dobbiamo evitare come ospedale restare chiusi nelle nostre mura. Noi siamo più che mai convinti che il bello degli anni che ci aspettano è un ospedale che si spacca, un ospedale che va nel territorio, un ospedale che tende a scomparire nella sua vecchia e rimanere concentrato in ciò che è assolutamente rilevante. E vorrei dire che vorremmo lanciare tutti insieme un qualcosa che è una silver life science. La popolazione invecchia, come possiamo dare dei servizi, delle cose, un accesso digitale che sia adatto a persone che hanno meno digitalizzazione e con le famiglie che si rompano hanno meno nipoti in casa per fargli le pratiche che sono necessarie. Abbiamo un ruolo fondamentale nell'ambito della ricerca, perché noi produciamo dati in dimensione pazzesca. Noi abbiamo in questo momento più di 1.600.000 persone i cui dati sono presso di noi e annotati, annotated data, diciamo, per certi versi. Quindi un patrimonio di dati che aumenta di 100.000 all'anno. Quindi io credo che le chiese dell'innovazione, quando si va verso real world data, sono questa vicinanza fra clinica, ricerca, studenti. Quindi queste comunità rappresentano una straordinaria soluzione proiettandosi in avanti. Mi avvio alla conclusione. Noi come Italia abbiamo una responsabilità che si inserisce nella responsabilità europea. L'Europa parla di preparazione epidemica e noi dobbiamo su questo lavorare. L'autonomia strategica della supply chain, dobbiamo lavorarci. La competitività industriale dell'Europa. Tenete conto che l'Europa è ancora oggi il più grosso produttore di scienza come continente, circa il 37% delle pubblicazioni a livello mondiale e cose di questo genere, ma non ha le dimensioni dal punto di vista industriale che hanno altri blocchi continentali come Cina e come Stati Uniti. Questa è l'enorme sfida a cui noi vorremmo partecipare. Dobbiamo, come Europa, gestire, in Europa ci poniamo il problema, il tema dei dati. Il tema dei dati vissuto in chiave europea, è nato il progetto Gaia X che cerca di occuparsi, di definire come noi vorremmo definire a livello europeo i dati. Il settore automotive ha già fatto un Gaia X per l'automotive, catena X. Sarebbe molto bello che da qui, dall'Italia, dalla regione Lombardia, dall'Humanitas, nascesse un Gaia X Life Science. C'è attesa in Europa perché si avanzi nel discorso del maneggio dei dati a livello europeo. L'agenda italiana è un'agenda complessa. Noi tante volte ci lavoriamo. La ristrutturazione, che come immaginiamo gli IRCS, che sono i leading hospital, come vogliamo incorporarli come grande motore dell'innovazione del servizio. Questo è in corso, è in corso una revisione. L'attrazione degli investimenti privati. Noi abbiamo una legge che impedisce di crescere al mondo privato, legge 95. È una legge tremenda perché ci costringe a rimanere distorti e piccoli nel risolvere i problemi, per esempio, del nostro territorio. Noi oggi siamo soffocati da questa legge, che è una legge che dà un'opzione alle regioni di poter accrescere il proprio utilizzo anche di privati in un ruolo pubblico, ma è quello che ci chiede l'Europa. E questo è un blocco che dobbiamo tutti insieme risolvere. Dobbiamo risolvere un problema di mobilità regionale e di divergenze. Che il sistema attuale fa sì che noi non possiamo curare in Sicilia certi cittadini oncologici che vogliono la qualità, ma invece li possiamo curare a Milano. Ci sono degli assurdi tali. Abbiamo fatto un investimento di 100 milioni in Sicilia per andare incontro al bisogno dei cittadini siciliani, dove la gente non si può bloccarla nei posti di origine, perché la gente insegue la qualità. E quando si va a vedere la qualità dei singoli ospedali, ci vuole trasparenza. Bisogna mettere nelle tariffe ospedaliere un legame con la qualità. Bisogna incentivare, e l'Italia ha tutti i dati di complicanza, rientri in sala, mortalità, ma non vengono collegati in qualche modo ai sistemi tariffari.
dobbiamo tariffare la telemedicina, stabilire questo spazio come si verrà gestito. Quindi abbiamo davanti a noi una quantità di problematiche cui dobbiamo lavorare insieme. E infine abbiamo un grande problema nella formazione dei professionisti. I professionisti per gestire questa transizione colossale sono il nostro grande sforzo in questa università. Teniamo conto che noi abbiamo circa 79 medici ogni 100.000 abitanti. La Germania ne ha 43. Allora, perché cito questi numeri? Perché ci sono delle risposte quantitative e ci sono delle risposte qualitative. Noi dobbiamo lavorare sui due piani. Come ci si organizza tra medici e infermieri, come cambiamo il ruolo del mondo infermieristico, come cambia tutto questo mondo delle professioni, come facciamo del reskilling di quelli che già ci lavorano. Questo è il compito nostro, è quello di cui noi stiamo cercando di occuparci, è il compito di Cristina, è il compito di vedere, però con una grande concretezza legata ai bisogni delle persone, capire quello che ci sta succedendo, non, perché l'immaginazione è diversa dalla realtà, cioè immaginare, si diceva e lo diceva Spinoza, va evitato, bisogna conoscere, non bisogna immaginare. E quindi noi quindi riteniamo di voler giocare un ruolo di questo tipo, vogliamo mettere tutte le energie che abbiamo a disposizione della nostra comunità. Concludo in inglese. Here in Humanitas we believe that an educational institution like our university has to play a leading role in a renewed alliance between generations, in which past values and skills and present values and skills blend together. As T.S. Eliot, that is my preferred poet, wrote, time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past. We deeply think here in Humanitas that the future cannot be separated from the memory of the past. Ladies and gentlemen, authorities and dear friends, faculties and tutors, managers of Humanitas University, doctors and researchers, nurses and staff of Humanitas, thank you again for being here today. Thank also to all you, dear students, for having chosen our university. The new academic year is waiting for you, rich of values and opportunities. I wish you all the best for a successful year. Thank you very much to everybody.